Seconda battuta d'arresto consecutiva della Dellese, seconda sconfitta pesante nel punteggio 3-0, anche se in realtà maturata in maniera diversa da quella di Chiari. Il commento di mister Sì, Cabassi. come hai detto te, il risultato è maturato da tre situazioni di palle inattive dove in entrambi i tempi le due squadre si sono equivalse, non ha primeggiato una sull'altra, però loro sono stati molto più bravi sulle palle inattive, più bravi e più cinici e ci credevano, mentre noi un attimino abbiamo dormicchiato su queste situazioni. Dobbiamo velocemente darci una svegliata perché adesso già a partire da mercoledì si apre una settimana importantissima. Dobbiamo essere bravi a girare pagina, non piangerci addosso e lavorare sul campo mettendoci sacrificio e soprattutto attributi, le cose che sono mancate oggi. Ecco, però, nonostante questo, rispetto a domenica scorsa, fino all'espulsione di Mangiavini, la squadra ci stava credendo ancora e stava cercando di recuperare il risultato. Ma sì, alla squadra, ripeto, a livello di gioco hanno cercato di fare, però ripeto, per vincere le partite, perlomeno per non fare brutte figuracce, ci vuole un qualcosa di diverso. Mi riferisco agli attributi. Quelli però purtroppo devono essere i giocatori a metterceli in campo perché deve essere una cosa naturale. Adesso ci aspettano due partite nell'arco di una settimana davvero difficili. A Ciserano contro una squadra in forma, importante, che sta giocando nel proprio campionato un livello alto per la gara secca di Coppa mercoledì sera. E poi affronteremo il Sant'Angelo Lodigiano, che probabilmente sarà la corazzata di questo campionato. Da un punto di vista psicologico, quanto possono pesare questi 2-3-0 subiti? Beh, sicuramente peserà qualcosina, però ripeto, non dobbiamo stare qui a piangerci addosso e dobbiamo annegarci nel lavoro e crederci, perché solamente così ce ne esci da queste situazioni.